Si è tenuta questa mattina, nella sede della provincia di Chieti, la conferenza stampa sul premio dedicato alla figura di Silvio Spaventa, che prevede l'assegnazione di 6 borse di studio a studenti delle scuole superiori e dell'università. Presenti i parlamentari Alberto Bagnai e Luciano D'Alfonso, il prorettore dell'Università d'Annunzio Stefano Trinchese, il presidente della Fondazione Silvio Spaventa Raffaele Bonanni e il sindaco di Chieti Diego Ferrara. È una figura estremamente rappresentativa del nostro territorio, una figura che ha dei tratti anche di grande modernità per il ruolo politico che ha esercitato, in particolare per la sua attenzione al tema delle infrastrutture, che è e resta un tema cruciale per lo sviluppo del Paese e in particolare della nostra regione, e anche per la sensibilità istituzionale che ha dimostrato nel suo ruolo per la promozione del Consiglio di Stato, per l'istituzione di nuove sezioni. Il tema del diritto amministrativo e il tema delle infrastrutture sono strettamente legati, come dimostra il fatto che in questo momento il codice degli appalti, che è tipicamente un codice di carattere amministrativo, è in corso di elaborazione con il concorso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il premio è promosso dall'Officina del deputato D'Alfonso e dalla Fondazione Europa Prossima, con il patrocinio della Fondazione Spaventa, dei comuni di Chieti, Atessa e Bomba e delle università di Chieti e Teramo. Agli studenti spetterà il compito di elaborare un videomessaggio della durata massima di 5 minuti sul tema Silvio Spaventa, maestro di unità nazionale. 4 i premi previsti per gli universitari e 2 per i ragazzi delle scuole secondarie. La cerimonia di premiazione si terrà nei primi giorni di maggio nel Teatro Marrucino di Chieti. Uniamo la valorizzazione della tradizione alla valorizzazione dei giovani e del loro desiderio di approfondire e del loro desiderio di comunicare in forme moderne e innovative quello che hanno tratto dal loro percorso di studi.